La nuova presidente della sezione FIDAPA di Castellabate, Antonia Passaro, per tutti noi Tonina. Com'è andata questa cerimonia di passaggio di consegna? È stata un'emozione grande perché io diciamo prendo il posto di un'ottima presidente, Brasilina Quariglia, che ringrazio tantissimo per il biennio che ha appena concluso. È stata una presidente molto in gamba perché ha portato avanti tanti eventi importanti per la nostra sezione, quindi per me è un onore, è un grande onore poter diciamo continuare nell'azione diciamo della past president. Mi riprometto sicuramente di portare avanti con grande impegno un programma che valorizzi l'azione della donna nella nostra società, sia per la difesa dei suoi diritti, sia per, a livello imprenditoriale, sia a livello culturale. Quindi spero di poter fare del mio meglio e di essere altrettanto diciamo capace di tenere unita la mia sezione, di essere diciamo intraprendente in quello che può essere il mio cammino. Io ho concluso oggi ufficialmente il mio biennio, ho consegnato il testimone da presidente ad Antonia Passaro, alla nostra Tonina. Sono contenta, sono stati 2 anni bellissimi, indimenticabili, abbiamo vissuto tantissime esperienze, abbiamo lavorato tanto, abbiamo realizzato tanto e sono sicura che anche per Tonina sarà così, sarà un biennio bellissimo e ringrazio tutte le fidapine della sezione di Castellabate, ringrazio ancora una volta, l'ho detto anche prima, tutti coloro che hanno collaborato con noi e insomma un ringraziamento a tutti e un grandissimo in bocca al lupo per Tonina per questo prossimo biennio di lavoro insieme. La presidente distrettuale del distretto sud-ovest della FIDAPA, quindi un grande calore qui a Castellabate, tra l'altro lei è all'inizio del suo biennio qui. Sì, io ho cominciato proprio stasera con le mie visite ufficiali alle sezioni della regione Campania e Calabria, perché il distretto sud-ovest della FIDAPA comprende 2 regioni. Sono particolarmente felice di essere partita proprio da qui, anche perché conosco benissimo questi territori, insomma li ho frequentati per le mie vacanze al mare, quindi conosco benissimo la zona e so che è una sezione anche molto attiva e molto integrata sul territorio. Ci tengo a sottolineare quanto sia importante il ruolo della FIDAPA nella nostra società, è un ruolo di cittadinanza attiva innanzitutto e poi naturalmente anche di relazioni umane importanti ma anche professionali e imprenditoriali. La FIDAPA ha rappresentanze all'ONU con potere consultivo, ha relazioni con il Ministero per il Lavoro, con il Ministero per le Pari Opportunità, noi abbiamo una serie di contatti istituzionali che ci aiutano e che noi aiutiamo con il nostro impegno a tutelare e sostenere i diritti delle donne, in particolare il lavoro e la professionalità delle donne.